Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Campagnano di Roma per la tradizionale marcia promossa dalla società Libera, quella delle minoranze dei popoli oppressi. Perché è importante essere qui oggi, essendo minoranza e rappresentante di una minoranza? Siamo qui per esprimere solidarietà, esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che soffrono nei paesi in cui vigono delle dittature che violentano i diritti umani, che c'è la pena di morte, che c'è la libertà e la pace. Allora lo spirito di questa manifestazione è quello di solidarizzare con le vittime della violenza in ogni angolo del mondo, specialmente io rappresento la comunità iraniana. Siamo qui per esprimere la nostra vicinanza al nostro popolo. E vicinanza ai popoli che soffrono, come il mio popolo comunque. È una giusta causa, è un onore esserci. Devo ringraziare anche gli organizzatori della società libera che ci hanno dato la possibilità di essere la voce di quelli che non hanno la voce, comunque a prescindere dalla nazionalità. Siamo qui tutti insieme per dire no alla pena di morte, sì alla pace e alla libertà. Una domanda, cosa vuol dire sentirsi ed essere oppressi, quindi privati della libertà? Che sensazione si prova? Perché una persona che vive in un contesto di democrazia questa cosa difficilmente riesce a immaginarla. Allora, come se noi mettiamo una bella un essere umano, un uccello che deve essere libero nella natura e fare le sue scelte, fare i suoi percorsi, scegliere quelle che vuole mangiare, scegliere quelle che, con cui vuole vivere, privare di questi diritti ad un essere vivente, poi specialmente a un essere uomo, che significa? Significa praticamente ammazzare nell'animo, nel corpo. Bisogna vedere che in Iran ci sono migliaia e migliaia di persone che sono finite nelle galere senza assistenza medica, senza assistenza legale, senza poter incontrare i familiari e finire sul patibolo senza vedere l'ultima volta i loro figli, i loro cari. Questo vuol dire privare un essere umano dai suoi diritti. E oppressore è colui che priva gli esseri umani dai suoi diritti, perché noi siamo tutti liberi a vivere, a scegliere quello che vogliamo e naturalmente coloro che ci impediscono a arrivare a questo desiderio, a questa meta, sono quelli che si chiamano oppressori, sono i dittatori, sono violatori dei diritti umani. Ecco perché un essere umano, per esempio io in qualità di rifugiato politico, è il mio dovere di accogliere tutte le occasioni che mi vengono offerte dalle società libere, dagli amici radicali, dagli amici che sostengono la causa iraniana, di essere presente, naturalmente solidarizzare con altri popoli e anche dire che anche il mio popolo è sotto la repressione del regime dell'Ayatollah, un regime terroristico, un regime che non riconosce nessun confine, che anche avete visto anche ultimamente in Europa ha tentato di fare dei massacri. È un regime che finora ha ucciso più di 150.000 persone. Allora io sono vicino, sento con la mia pelle quello che soffre il mio popolo. Allora naturalmente sento anche da vicino, può darsi più di voi, coloro che anche in altre nazioni vengono privati dei loro diritti. Perfetto, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Campagnano di Roma.